stand Fujifilm NAB 2024 ed ecco a voi le novità che presentiamo. In questo momento andiamo ad ampliare la gamma Duvo del segmento appunto broadcast con attacco PL, che appunto viene comunque ampliata dalla prima ottica che abbiamo presentato lo scorso anno al NAB 2023, ovvero l'HZK25000. Oltre all'HZK25000, che è l'unica boxata, ottica boxata di questo range, andiamo comunque a ribadire la presenza nel mercato anche della versione portabile con il 24-300 che abbiamo presentato all'IBC l'anno scorso. Oltre a quest'ottica andiamo ad ampliare questo range anche con il 14-100, che è la sorella piccola del 24-300, dove praticamente abbiamo le stesse caratteristiche dal punto di vista di tipologia di sensore su cui poterlo montare, ovvero Super 35 full frame. Abbiamo comunque la stessa luminosità, sempre un T2.9, con una diversa escursione focale, perché appunto abbiamo la versione 24-300 che è la versione normale e la 14-100 che invece è la versione più wide. Versione più wide che andiamo a ribadire al mercato che abbiamo un'ottica notevolmente leggera, notevolmente performante e che al tempo stesso, attraverso la combinazione di queste tre ottiche, ovvero il 14-100, il 24-300 e il 25-1000, andiamo a coprire una lunghezza focale dai 14 mm fino ai 1000 mm completamente con solo tre ottiche. Sono tre ottiche che possono essere equipaggiate su camere broadcast con attacco PL, come ad esempio la Panasonic PLV100 o la Sony l'HDC F5005, ma anche possono essere equipaggiate su camere cinema come Arri, come Sony, come potete vedere anche qui, che abbiamo messo il 24-300 su una Sony Venice 2. Detto questo, abbiamo appunto questa configurazione da una parte con una camera cinema Sony e dall'altra vedete che comunque c'è il nuovo 14-100 con un Arri Super 35. Questo fa capire al mercato che ovviamente noi siamo completamente compatibili con qualunque tipo di camera cinema che c'è all'interno del mercato, che pur abbia il sensore Super 35 o full frame, e quindi possiamo soddisfare tutte le esigenze del mercato e del cliente finale. Ricordiamo appunto la prima nata nel segmento Duvo, ovvero l'HZK25000, l'unica ottica boxata di questo segmento e che rappresenta comunque un'unicità all'interno di questo mercato, perché è un'ottica super apprezzata da chi l'ha utilizzata all'interno del mondo degli eventi, all'interno del mondo dove si richiede comunque una versatilità broadcast ma con uno sfocato cinema, tant'è che appunto, come potete vedere, i controlli sono esattamente quelli di un'ottica broadcast, ma al tempo stesso il mount invece è un mount PL, quindi dedicato all'ambito cinema. Qui, come vedete, è montata su una camera che è una camera broadcast con attacco PL, ovvero la Sony HDC F5005, e come vedete è corazzata attraverso appunto praticamente degli accessori che sono fatti ad hoc per quest'ottica. Francesco Spisti, Fujifilm NAB 2024 per digitalproduction.tv.